El arte, la cultura, siempre van de la mano del poder. Cuando más destacado, cuando más importante es, más relación hay en el tiempo, en la selección de los espacios, en la selección de aquel foyer o de una entrada, un palco, una visualización. Y esto se da en el mundo de la ópera y en el mundo de los grandes conciertos, por supuesto, se le suma el ballet. Mujeres elegantes, señores con sus jaqueos, sus smokings, dominan nada menos que en la Scala de Milán una larga trayectoria. Vamos a ver un comentario, vamos a acceder a este factor de poder y lo podemos trasladar a otros escenarios del mundo, a otros teatros y, ¿por qué no?, pensar en las galas del Colón. Il teatro alla Scala nasce nel 1778 come un condominio di 155 palchi appartenenti alle più importanti famiglie aristocratiche milanesi, i cosiddetti palchettisti. Il possesso di un palco alla Scala significa fin da subito una conferma del prestigio sociale, come avere un palazzo in città, una villa sul lago e una tomba di famiglia al cimitero monumentale. La Scala con i suoi palchi è un perfetto esempio di teatro all'italiana, un modello di architettura teatrale che ha dominato l'Europa fino alla fine dell'Ottocento. Si tratta di un insieme di piccole stanze con una finestra sulla sala e sulla scena teatrale, in cui ci si poteva mostrare, ma anche nascondersi. O addirittura spiare senza essere visti. Il palco è quindi una sorta di palcoscenico in miniatura con una precisa funzione sociale, oltre che simbolica. Al momento dell'inaugurazione, la Scala conta 194 palchi, compresi il palco reale, detto anche palchettone, e gli 8 di proscenio. Di questi, 155 erano di proprietà dei palchettisti del vecchio Regio Ducal Teatro, andato a fuoco 2 anni prima, mentre i rimanenti restavano a disposizione del teatro. Per quasi 150 anni, le famiglie milanesi più influenti mantengono la proprietà dei palchi della Scala, fino al 25 febbraio 1920, quando nasce l'ente autonomo della Scala. Ma quanto costava un palco alla Scala? 2.500 lire nei primi 2 ordini e 1.800 lire nel terzo. Qualche decennio dopo sarà Stendhal a scrivere che un palco alla Scala costa l'equivalente di un appartamento a Parigi. Garantirsi un palco alla Scala è fondamentale se si vuole appartenere a un certo mondo. Il mito della Scala non è dovuto soltanto agli artisti che hanno calcato il suo palcoscenico, ma anche ai personaggi che hanno fatto parte del suo pubblico. A cominciare dalle grandi famiglie dell'aristocrazia milanese, che con la Scala si sono identificate. I Visconti, i Litta, i Serbelloni, i Borromeo, i Belgioioso, famiglie che hanno fatto la storia di Milano e dell'Italia. Nel corso dell'Ottocento, l'utilizzo sociale del teatro e dei suoi spazi si riduce gradualmente, finché, con Toscanini, viene sancito il ruolo esclusivamente artistico della Scala. Non a caso a ridosso della fine della storia dei palchi di proprietà, nel 1920. Da quel momento in poi, il pubblico dei palchettisti comincia a cedere il posto al pubblico degli abbonati, composto in gran parte dalle stesse famiglie.